Buonasera a tutti e benvenuti a questo evento che stiamo realizzando grazie a un progetto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Italiana, che sta permettendo a noi come VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, l'ONG dei Salesiani, di far conoscere qui in Italia i nostri progetti produttivi. E oggi in particolare vi parleremo del progetto che stiamo portando avanti in Perù dal 2010. Che è un progetto di produzione agroforestale, quindi vi racconteremo di questo progetto, di come è nato e della realtà in cui operiamo, che è quella dei popoli indigeni. Passerò in questo caso la parola al padre Vincenzo Santilli, che è missionario italiano in Perù da innumerevoli anni, e parleremo anche di cosa significa lavorare in un progetto di questo tipo, e quindi passerò successivamente la parola anche a Gabriela Moreno, che è stata nostra operatrice internazionale qualche anno fa. Quindi vogliamo parlare di questo progetto, che si basa su due concetti fondamentali, che sono la valorizzazione della biodiversità e la sicurezza alimentare e lo sviluppo umano. E valorizzare la biodiversità significa utilizzare la biodiversità, che in Perù è straordinaria. Il Perù, considerate che è uno dei cosiddetti paesi mega biodiversi, con oltre il 70% della biodiversità di specie di flora e di fauna. Quindi noi promuoviamo uno sviluppo, un utilizzo razionale, intelligente delle risorse del territorio, della foresta amazzonica, e le utilizziamo al fine di promuovere lo sviluppo umano, lo sviluppo delle comunità indigene, per favorire la loro sicurezza alimentare e una loro facilità nell'accesso ai servizi di base, servizi educativi e servizi sanitari. Considerate che operiamo in un territorio geograficamente estremamente isolato. Ci troviamo nel nord del Perù, nel pieno della foresta amazzonica, dove si può arrivare soltanto dopo giorni e ore di navigazione in fiume, e dove le popolazioni appunto non hanno facilità di accedere anche a un ospedale o a delle scuole. Ci sono piccoli posti di salute magari a distanza di giorni dalle proprie comunità. Realizzare un progetto produttivo significa dare un'opportunità di reddito alle popolazioni e quindi risorse affinché loro possano anche spostarsi e pagarsi la scuola o pagarsi dei servizi sanitari. E i nostri beneficiari sono 130 famiglie di produttori indigene. Parliamo di famiglie perché nella cultura Chuar è molto sentito proprio il concetto della famiglia, quindi non c'è l'uomo che lavora nell'orto, per intenderci, ma anche la donna, anche i bambini. Chiaramente è tutta una realtà in cui anche il bambino va a scuola, ma anche coinvolto nelle attività di sostentamento della famiglia. E operiamo in 20 comunità indigene diverse, dislocate su due fiumi. E abbiamo quindi promosso la nascita di una cooperativa indigena che si chiama Shakaim, che significa lavoratore. E in particolare attualmente stiamo portando avanti due filiere produttive, una del Sacha Inchi, che è un olio dalle proprietà straordinarie, dalle proprietà nutritive straordinarie, perché contiene omega 3, 6, 9, vitamina A, vitamina E, e quindi è eccellente, diciamo, per il sistema cardiovascolare, e per diciamo antiradicali liberi, per la rigenerazione cellulare, quindi e potrete degustarlo, perché lo abbiamo qui con noi, quindi potrete degustarlo al termine di questa presentazione. E dal punto di vista forestale invece abbiamo un'altra filiera, che è quella dell'olio di Ungurawi, che invece viene estratto da una palma, da una noce di palma forestale, e che viene utilizzato a fini cosmetici. E finora quindi abbiamo sostenuto le comunità indigene in più modi. Abbiamo messo su un impianto nella città di San Lorenzo, che è l'ultimo, diciamo, avamposto urbano prima di addentrarsi in pieno nella foresta. Abbiamo comprato delle imbarcazioni per il trasporto delle persone e delle merci, fatto formazione, fatto assistenza tecnica, e supportato la produzione anche con acquisto di materiale da campo,
realizzate attività di raccolta e di trasformazione sempre in un quadro di gestione sostenibile. Considerate che l'olio di Saccia Inci è un prodotto organico e quindi è prodotto con metodi di coltivazione biologica senza l'uso di pesticidi o prodotti chimici e l'olio di Ungurawi, in quanto olio di palma, invece viene prodotto rispettando i cosiddetti plan de manejo, i piani di gestione forestale, quindi vengono utilizzate soltanto alcune palme, vengono numerate in modo tale che appunto l'utilizzo è, diciamo, ristretto e quindi tale da poter garantire la rigenerazione delle stesse foreste e non compromettere, non causare danni all'ambiente. E quindi abbiamo avviato anche attività di trasformazione per la produzione, proprio l'estrazione di questi oli, e siamo arrivati ai prodotti finiti. E oggi stiamo guardando un po' al futuro perché chiaramente è un processo lento. Il processo di costituzione di una cooperativa richiede comunque anche un consolidamento a livello di consapevolezza anche da parte dei singoli produttori di far parte di una realtà che si deve gestire in maniera autonoma e senza un aiuto esterno. Quindi si sta lavorando molto anche per rafforzare proprio la base associativa e organizzativa di questa realtà. E si continuerà a lavorare in termini di formazione e assistenza tecnica. Dovremo anche migliorare le infrastrutture in modo da adeguarle a quello che prevede la normativa peruviana in modo da realizzare anche dei magazzini all'interno delle stesse comunità per raccogliere il materiale che viene poi trasferito nella città di San Lorenzo. E infine ci sarà il consolidamento del mercato. Molte persone e molti di voi mi chiedevano prima anche: ma si può comprare? Ancora purtroppo no, non in Italia. Stiamo cominciando la commercializzazione in Perù e speriamo tra non molto tempo di poter realizzare anche la commercializzazione in Italia, specialmente attraverso i canali del commercio biologico, del commercio equo e solidale. E quindi tutto questo siamo riusciti a realizzarlo finora attraverso il sostegno di diversi finanziatori, in primo luogo della Conferenza Episcopale Italiana, della Fondazione Cariplo, della Provincia Autonoma di Bolzano e in loco anche da parte di alcuni donatori come USAID, il FIP, che sarebbe il Fondo Italo-Peruviano, e il Fondo della Samedicas, per un totale di 1.250.000 euro che abbiamo gestito a partire dal 2010 e che gestiremo fino al 2018, data in cui speriamo, ecco, di aver dato forza e autonomia alla nostra cooperativa.